Con il suono della campana diamo avvio alla conferenza e quindi saluto le bandiere con gli inni. Buonasera a tutti e benvenuti sulla piattaforma Zoom del Rotary Club di Canosa. Iniziamo con i saluti istituzionali, cominciando dal salutare il presidente del nostro club, Marco Tullio Milanese, la presidente del club di Barletta, Alessandra Piagnotti, il presidente del club del Valle dell'Ofanto, Giacomo Triglione, il presidente Rotaract di Canosa, Mauro Robbe, i relatori che interverranno, ovvero Andrea Minutillo, responsabile scientifico nazionale Lega Ambiente, Francesco Tarantini, presidente del Parco d'Altamurgia, Cosimo Forina, giornalista, e chiaramente salutiamo tutti gli ospiti intervenuti e i loro relativi ospiti. Passo la parola al presidente Marco Tullio di Milanese per ovviamente integrare i saluti qualora ci sia qualcuno che mi sia sfuggito perché è entrato negli ultimi secondi, e per dare l'inizio a questa serata che provvederà lui a presentare. Presidente, grazie, a te la parola. Grazie, benvenuti a tutti. Faccio miei i saluti del segretario di club. Aggiungo all'elenco, perché mi è parso adesso, mi è comparso sul video, i saluti alla presidente del Rotary Club di Trani, Angela Tannoia. Saluto gli amici delle associazioni presenti, coloro i quali hanno accolto il nostro invito. Invito ad affrontare una tematica importante, una tematica delicata, una tematica che territorialmente, anche se può sembrare non proprio così, ci appartiene e anche tanto. Questa è una delle tante attività che il Rotary Club di Canosa porta avanti e rivendico con particolare orgoglio, porta avanti in interclub con i partner Rotaract, Interact, è presente Mafalda Colagiacomo, che vedo in video, e in Neruil con Sabrina Tesoro. Mauro Robbe ha ricevuto il saluto del segretario. Questa iniziativa da dove nasce? Nasce dal bisogno di conoscere ciò che molto spesso può capitare ci sfugga, e nasce dall'esigenza di divulgare ciò che riusciamo a carpire e a trasmettere. I relatori di questa sera sono persone importanti,
che conoscono bene la materia. Saluto con davvero piacere e sentimenti di gratitudine per aver accolto il nostro invito, il dottor Minutolo. Ci raggiungerà a strettissimo giro il dottor Tarantini, l'amico di sempre del club, il giornalista Cosimo Forina. E consentitemi un particolare sentimento di gratitudine ad una persona che ha collaborato tantissimo a ciò che questa conferenza prendesse forma, mi ha messo in contatto con i relatori pregandomi di rimanere in disparte dietro le quinte così come è abituata a fare, e invece io penso che è bene rendere giustizia all'impegno e alla dedizione di colei la quale quest'anno ricopre l'incarico di presidente della FIDAPA, ma è da sempre attivista della di Legambiente, e mi sto riferendo all'amica Carmen Lombardi. Bene, su cosa tratteremo? Sul tema che tratteremo nello specifico farà ecco un excursus il nostro Cosimo Forina, e a seguire gli interventi del presidente del Parco dell'Arta Murgia, interessato territorialmente a quello che è l'impianto che verrà posto in essere probabilmente, e il dottor Minuto che sta seguendo la questione con Legambiente. Ringrazio infine, ma non per scarsa importanza, per carità, anzi, tutti gli amministratori che non conosco dei territori interessati e che hanno accolto il nostro invito alla conoscenza, al dibattito, al confronto, ma ringrazio anche coloro i quali hanno declinato l'invito, probabilmente per ragioni sicuramente istituzionali, ma che fondamentalmente fanno venir meno una forma di dialogo, confronto, ma soprattutto conoscenza. Tra i punti importanti del Rotary c'è anche e soprattutto quello della conoscenza e della divulgazione. Bene, questo è quello che noi faremo questa sera. Non abbiamo e non vogliamo assumere una posizione favorevole o contraria all'impianto. Quello che noi facciamo è indicare l'armadio. Poi, se lo si vuole aprire pensando di trovarci uno scheletro, bene. Noi lo facciamo facendo conoscere quella che è la storia del territorio, quello che è stato anche l'excursus istituzionale e politico nel corso del tempo, e quelle che sono le osservazioni e le posizioni dei due enti che più sono interessati territorialmente, il Parco dell'Alta Murgia e in termini di tutele ambientali quello della Legambiente. Bene, non rubo altro tempo, avrò il piacere di moderare questa serata e spero vivamente, ma non ho dubbi in tal senso, che sarà vivo il dibattito al termine della serata. Quindi passo la parola a Cosimo Forina per l'avvio dei lavori. Sì, buonasera a tutti innanzitutto, dovresti darmi l'accesso per le slide. Io ho cercato di fare un escorso un po' storico di tutto quello che è successo intorno al sito destinato ad accogliere i rifiuti radioattivi, anche per capire questo, la differenza dei vari rifiuti che dovrebbero andare in questo deposito e le zone di interesse. Iniziamo col dire subito che la zona di interesse non è soltanto quel parco dell'Alta Murgia, come vedremo, ma è anche una interessata parte della Puglia, di Mazzola in particolare, insieme con Poggio Orsini, a confine con la Basilicata, e altre aree destinate e indicate come possibili idonee.
Allora, i rifiuti radioattivi in Italia, riuscite a vedere le slide? Se mi date conferma? Allora. Sì, però dovrebbe essere in modalità presentata. Non riuscite a vederla? Sì, sì, la vediamo, però... Allora, questa è la cartina che indica chi produce i rifiuti radioattivi in Italia. Abbiamo 4 centrali in smaltimento, 4 impianti di ciclo di combustibile, anche questo è in smaltimento, un reattore di ricerca, 7 centrali di ricerca nucleare, 3 centri di servizio integrato e un centro del servizio integrato non più attivo. A questi rifiuti vanno aggiunti i centri di gestione di rifiuti industriali e i centri di medicina nucleare, principalmente quelli che si sviluppano negli ospedali, per volume e livello di radioattività dei rifiuti. I prodotti principali sono quelli dei siti nucleari che sono in fase di smantellamento. La quantità di rifiuti che vengono prodotti in Italia vengono gestiti dalla società Sogim, che è una società partecipazione a controllo statale pur privata, che è responsabile dello smantellamento degli impianti nucleari italiani, della gestione e messa in sicurezza dei rifiuti radioattivi prodotti dalle attività industriali di ricerca e di medicina nucleare, e gestisce 15.000 metri cubi di rifiuti radioattivi. I volumi riportati, penso che riuscite a vedere questa scheda, i volumi riportati nell'inventario variano di anno in anno col progredire del mantenimento in sicurezza dei siti che vengono smantellati e delle modalità di condizionamento dei rifiuti pregressi. C'è un'altra società, la Nucleco, che è l'operatore nazionale qualificato per la raccolta, il trattamento, il condizionamento e lo stoccaggio temporaneo dei rifiuti e delle sorgenti radioattive, preventive delle attività di medicina nucleare e di ricerca scientifica e tecnologica. Nei depositi temporanei di Casaccia a Roma sono presenti altri 8.400 metri cubi di rifiuti radioattivi. Questi rifiuti dovrebbero coinvolgere convogliare in un unico parco deposito nazionale. Questa è una scelta che ha fatto, lo diciamo subito, una scelta che ha fatto l'Italia, perché questi 20 siti, e qui anche c'è una discussione nel merito, c'è chi ritiene che andrebbero messi quelli in sicurezza anziché poi fare un sito unico nazionale. Allora, tutti i rifiuti radioattivi presenti nei siti temporanei devono confluire in un deposito nazionale, in cui l'Italia ha previsto anche la realizzazione di un parco tecnologico. I due interventi copriranno un'area circa di 150 ettari, di cui circa 110 ettari riservati al deposito nazionale e circa 40 ettari di parco tecnologico, con i criteri di localizzazione indicati dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica e quelli applicativi definiti dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale dell'ISPRA, che è l'ente responsabile per la sicurezza nucleare. Nel parco tecnologico verrà realizzato un centro di ricerca aperto a collaborazioni internazionali, dove svolgere attività nel campo della gestione dei rifiuti radioattivi e dello sviluppo sostenibile in accordo con il territorio interessato. Il deposito consentirà la sistemazione definitiva di circa 75.000 metri cubi di rifiuti a bassa e media attività e lo stoccaggio temporaneo di circa 15 metri cubi di rifiuti ad alta attività.
anche su questo si è aperta una discussione relativamente alla temporaneità dei 15.000 metri cubi ad alta attività. Al deposito nazionale saranno quindi conferiti nel tempo circa 90.000 metri cubi di rifiuti radioattivi, 60 provenienti dagli impianti nucleari, oggi in fase di smantellamento, e il 40% ricerca scientifica, applicazioni mediche e industrie, comprendendo i rifiuti finora prodotti e quelli che si stima verranno generati nei prossimi 50 anni. Questa operazione prevede dei tempi e dei costi. I lavori per la costruzione del deposito e del parco avranno una durata di circa 4 anni, 9 anni sono stati previsti per la sua messa in funzione, gli investimenti previsti per 900 milioni di euro, tra diretti e indiretti 4.000 posti di lavoro all'anno per ciascun anno dei 4 anni di cantiere, in fase di esercizio previsti 700 addetti con un indotto di altri ulteriori 1.000 addetti. Questo deposito dovrebbe avere una durata all'incirca dei 350 anni. In Italia c'è stato un iter, una discussione aperta che è iniziata, come ricorderete, dai 14 giorni di rivolta avvenuti a Scanzano Ionico. Il 13 novembre del 2003, mentre tutto il paese era in lutto per la strage degli italiani in Iraq, il Consiglio dei Ministri, guidato da Silvio Berlusconi, approvava un decreto in cui si affidava alla Sogin, presieduta dal generale Carlo Gian, con poteri commissariali, la realizzazione del deposito unico nazionale per le scorie nucleari a Scanzano Ionico. In Basilicata scoppia la rivolta, per 14 giorni vengono bloccate strade, attività, si costituiscono presidi permanenti, la politica condanna questa scelta che è caduta dall'alto. Vi ricorderete le manifestazioni dei sindaci, ma anche a livello regionale della Basilicata, che si era vista all'improvviso indicata senza nemmeno un avvertimento. Il blocco delle strade prosegue e condiziona anche la stessa vita della Puglia e della Calabria, perché vengono bloccati tutti i collegamenti. Il 23 novembre c'è questa manifestazione generale e arrivano 100.000 persone che marciano contro la realizzazione del deposito nucleare a Scanzano Ionico. 4 giorni dopo, il 27 novembre, al termine del Consiglio dei Ministri, viene annunciato che Scanzano verrà esclusa da questa scelta e si apre un iter che nella realtà dal 2003 si sposterà al 2010, cioè 7 anni dopo, quando viene fatto il decreto legislativo del 15 gennaio e viene stabilita la disciplina della localizzazione della realizzazione dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione della combustione nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato dei rifiuti radioattivi, nonché le misure compensative e campagne informative al pubblico. Alla Sogin viene dato il compito di stilare la carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale delle scorie radioattive, la CNAPI, quella che, di cui questa sera parleremo e che è stata ci è arrivata addosso, diciamo così, il 5 di gennaio del 2021. La società della Sogin è interamente partecipata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, opera in base agli indirizzi strategici del governo italiano. Un anno dopo, il 2011, è l'Europa a intervenire con una propria direttiva e quindi si stabilisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura
del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi. Il 4 giugno l'ISPRA indica i criteri di come individuare i siti. Nel 2015 la Sogin presenta una prima lista, una prima lista di siti, si parlava di un centinaio di siti idonei ritenuti candidabili. L'ISPRA valuta questa lista, però sia l'ISPRA che la Sogin sono soggetti a segreto, tant'è che parte in quell'anno la campagna elettorale per le amministrative e il documento viene segretato e gli italiani ne sanno poco quanto niente. L'ISPRA ha in buona sostanza indicato dei criteri. Ebbene, io ve li leggo perché questi criteri che un po' cozzano con quelle che sono state le scelte attuali sono le motivazioni per le quali stanno nascendo una serie di confronti istituzionali con i tecnici per andare ad analizzare le schede per ogni singolo sito indicato se corrispondono ai criteri dell'ISPRA. I criteri sono 28, si suddividono in criteri di esclusione. Devono essere ritenute escluse tutte le zone che non tutelano la difesa dell'uomo e dell'ambiente, aree vulcaniche, aree ad elevato rischio sismico, aree interessate da fagliazione del suolo, zone interessate dal dissesto idrogeologico, aree oltre i 700 metri di altitudine, quelli sotto i 20 metri sul livello del mare, con pendenza maggiore del 10%, aree che si trovano a meno di 5 km dalla costa, il deposito non deve interferire con le risorse del sottosuolo, gas, petrolio e minerale, aree distanti da insediamenti civili, industriali e militari. I criteri di approfondimento, che completano queste 28 voci, si applicano per convalidare o escludere le aree selezionate in precedenza, attività vulcaniche secondarie, fenomeni di subsidenza e sollevamento, fenomeni di accelerazione del suolo, la presenza di habitat, specie animali a rischio, produzioni agricole di qualità, i luoghi di interesse archeologico e storico, disponibilità di vie di comunicazione. Le aree non escluse quindi hanno costituito la carta nazionale potenzialmente idonee, cioè quella del CNAPI. Nel 2015-2016 inizia a trapelare l'indicazione di questi siti e il territorio murgiano già il 14 del gennaio del 2016 dice no. Ne presso il teatro Mercadante di Altamura viene convocato un consiglio comunale monotematico a cui aderiscono i comuni di Altamura, Gravina, Matera, Spinazzola, Irsina, Sant'Ermo, Poggiorsini, che appunto motivano il loro parere contrario. Nella delibera si chiedeva di dichiarare le aree del territorio regionale dei comuni interessati non disponibili alla localizzazione del deposito nazionale destinato all'smaltimento attivo definitivo dei rifiuti radioattivi e del parco tecnologico. L'atto veniva trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Governatore della Regione Puglia e quello della Basilicata, al Presidente dei Consigli regionali di Puglia e Basilicata. Quella manifestazione di contrarietà è stata in buona sostanza ignorata completamente. Nel frattempo, proprio perché l'Italia era
molto indietro rispetto alle altre nazioni, non tutti hanno ottemperato la direttiva europea, viene aperta una procedura di infrazione nei confronti dell'Italia, dell'Austria e della Croazia per il ritardo nella realizzazione del deposito nazionale per le scorie nucleari. Parliamo del deposito, ma parliamo anche, la direttiva europea parla della messa in sicurezza di dove vengono ad oggi anche depositate e ci sono presenti le scorie. Viene definita l'Italia da parte dell'Europa l'11 luglio del 2019. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea accoglie il ricorso della Commissione Europea contro l'Italia per non aver ancora comunicato a 4 anni dal termine previsto il programma nazionale per la gestione e la combustione nucleare esaurita. Abbiamo il governo giallo-verde, Movimento 5 Stelle e Lega, ad occuparsi del ritardo anche la Commissione parlamentare di inchieste sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti. L'allora sottosegretario leghista Vagnagava riferisce che mancano i decreti ministeriali e interministeriali attesi da decenni. Tra le ragioni che hanno bloccato l'adozione del programma, il ritardo nella pubblicazione della Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale dei rifiuti. Il documento è top secret, non si sa niente. È indispensabile per avviare il lungo e complesso percorso di confronto con le comunità locali sulla scelta del sito più idoneo. Ma tutto questo ha avuto un costo per gli italiani. 4 miliardi pagati nelle bollette di ognuno di noi in 20 anni per lasciare i reattori dove erano. E chiaramente tutto questo ritardo e questa situazione non ci ha certamente facilitato né come cittadini né come nazione nei confronti dell'Europa, ma soprattutto per la messa in sicurezza di questi rifiuti. Quindi il 5 gennaio del 2021, in piena pandemia Covid-19, sulla base di quelle che sono l'apertura di infrazione nei confronti dell'Italia, viene pubblicata, dopo 6 anni di ritardo, la Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee a ospitare il deposito nazionale e parco tecnologico. Entro 60 giorni, cioè entro il 5 di marzo, termine perentorio, la possibilità di far giungere osservazioni. Sergio Costa, il ministro dell'Ambiente, si dice pronto ad accettare un eventuale emendamento sulla possibilità del prolungamento dei termini, tenendo presente che però il decreto del 2010 non prevede, perché l'Italia era sempre in notevole ritardo. La carta è questa, spero che si veda. Comunque sono stati individuati 67 siti, in Piemonte 8, Toscana e Lazio 24, tra la Basilicata e la Puglia 17 zone, in Sardegna 14, in Sicilia 4. Quelli in particolare della Basilicata e della Puglia sono tra le province di Potenza e Matera, Bari, Taranto, i comuni di Genzano, Irsina, Cerenza, Oppido, Lucano, Gravina, Altamura, Matera, Laterza, Bernalta, Montalbano e Montescaglioso. Come sono state classificate queste aree? Sulla base di quello che è la guida dell'ISPRA, della guida tecnica la numero 29, si intende per aree potenzialmente idonee quelle aree anche vaste che presentano caratteristiche favorevoli alla individuazione di siti in grado di risultare idonei alla localizzazione del deposito attraverso successive indagini di dettaglio
e sulla base degli esiti di analisi di sicurezza, tenendo conto delle caratteristiche progettuali della struttura del deposito. Ogni area potenzialmente idonea è identificata da un codice univoco costituito dalla sigla provinciale seguito dal numero generato nel corso delle analisi. Quindi abbiamo queste aree di colore verde classificate a 1 con molto buone, la 2 buone, poi ci sono le aree insulari e aree in zona sismica 2. Tenete presente che questa indicazione di fatto non esclude nessuno dei 67 siti e adesso capiremo anche il perché. C'è anche un fatto successivo che è previsto dall'ISPRA, cioè nel senso che tutto il confronto, tutto l'approfondimento di queste attività sui siti verranno fatte successivamente. Io adesso invito Leonardo cortesemente a mandare il video per capire come funzionerà. Questo è un video della Sogin, come funzionerà il deposito. Leonardo, tocca a te. Non lo vediamo, perlomeno io. Vediamo il bello della diretta. Sì. Non so se mi devo escludere io o mi escludi tu per farlo andare. Adesso sistemiamo. A onore del vero si inizia a vedere il video. Potete vedere, dai. Manufatto è costituita da un contenitore metallico all'interno del quale i rifiuti radioattivi vengono immobilizzati e isolati con una speciale malta cementizia. I manufatti entrano nel deposito nazionale attraverso l'area di ingresso e scarico. Un sistema controllato a distanza consente di collocare i manufatti in un'area di transito. Prima del loro trasferimento all'interno della seconda barriera, il mondo. Dopo aver inserito i manufatti nel mollo, questo viene chiuso con un coperchio dotato di fori che permettono di versare all'interno del modulo una speciale malta cementizia che immobilizza i manufatti. I moduli sono ora pronti per essere avviati alla loro sistemazione definitiva all'interno della terza barriera di protezione, la cella. Mobile protegge i moduli dagli agenti atmosferici durante la fase di riempimento della cella. I moduli vengono inseriti all'interno delle celle con un sistema completamente automatizzato. Ogni cella contiene 240 moduli e sono previste complessivamente 90 celle. Si provvede infine alla sigillatura della cella mediante una copertura in cemento armato e alla sua impermeabilizzazione.
Quando tutte le celle sono state riempite e sigillate, si procede alla realizzazione della copertura finale. Le celle vengono ricoperte con più strati di diversi materiali per isolarle da ogni genere di infiltrazione esterna. Sotto le celle, una rete di gallerie ispezionabili consente di monitorare lo stato del deposito e garantire il suo isolamento dall'ambiente. Queste barriere di protezione saranno realizzate con materiali speciali garantiti per 350 anni, progettati per confinare la radioattività fino alla sua riduzione al livello del fondo naturale e ambientale. Sotto. Allora, già questa soluzione che nasce come deposito per rifiuti a bassa intensità non convince per una semplice ragione, perché come abbiamo visto prima, tutto quello che verrà smantellato dalle centrali nucleari e dalle altre attività che comprendono rifiuti ad alta intensità confluiranno in quel sito, e una volta tombato il sito, non so quanto sia difficile, una volta sigillate le varie celle, quanto sia possibile rimuovere questi siti e questi rifiuti ad alta intensità. E quindi abbiamo un po' questa contraddizione già nel quello che è l'indirizzo della Sogin e quello che oggettivamente avviene in Italia. L'altro aspetto, aggiungo solo una riflessione, è che facendo un sito nazionale e indicandolo in alcune aree dove la presenza di nucleare non c'è, significa andare a portare il nucleare, le scorie, in luoghi incontaminati. È una scelta anche questa discutibile molto. Veniamo ai siti delle aree potenzialmente idonee tra la Puglia e la Basilicata. Quando Marco Tullio diceva ci interessa, non ci interessa, perché non ce l'abbiamo sotto casa, in realtà non è assolutamente così, nel senso che non esistono confini, muri di isolamento, e in questa cartina qui, come vedete, praticamente siamo a Spinazzola, siamo nelle altre città dove i siti non sono stati individuati, ma vicino, nella sola Genzano di Lucania, sono state individuate ben 6 zone. Ed è un'eccezione unica in tutta Italia nella quantità di siti indicati. Ricordate quelli che sono stati i criteri di esclusione, e adesso se andiamo a fare una piccola analisi, mi sono avvalso di quello che è stato un lavoro eccezionale inviato al comune di Genzano di Lucania dall'ingegnere Donato Cancellara, che è una di quelle persone attivissime relativamente alla tutela del territorio tanto pugliese che lucano. Quindi l'individuazione dei siti così come proposti non possono essere accettati passivamente, e non certo per sindrome NIMBY, non nel mio cortile. Dopo 18 anni dalla grande mobilitazione di Scanzano Ionico si torna a subire scelte calate dall'alto. Per anni si è deciso di segretare il dossier, escludendo le consultazioni dirette per individuare i siti ritenuti idonei ad ospitare il deposito dei rifiuti nucleari. È un comportamento, diciamo, intollerabile. Per queste ragioni, analisi e dibattiti nell'interesse delle popolazioni e del loro territorio vanno affrontati da subito, senza dover attendere l'approfondimento programmato solo nei mesi successivi
all'approvazione della carta definitiva, mettendo in atto tutte le procedure di tutela. Già da una prima lettura della CNAPI si evidenziano discrepanze con i criteri di esclusione e approfondimento che hanno portato all'individuazione dei siti. Esempio di incongruenza, la valutazione sui 17 siti indicati tra Basilicata e Puglia, che sicuramente saranno e sono oggetto di osservazioni, illogicità che la dice tutta su come si è proceduto, non certo nel solco della trasparenza rivendicata dalla SOGIN. Nel comune, come vi dicevo, di Genzano di Lucania, 5.700 abitanti, Genzano si può dire che detiene un singolare record per i 6 siti potenzialmente idonei ad ospitare il deposito unico nazionale, con la classificazione C, cioè quella classificazione di sismica di sismicità 2. Secondo la SOGIM, come vi dicevo prima, tutte le aree CNAPI hanno caratteristiche che rispondono in pari misura ai criteri di sicurezza. L'ordine di idoneità delle 4 fasce non va quindi inteso come una classifica di sicurezza. Tutte le aree ricadenti in zona sismica 2, come quelle ricadenti nel comune di Genzano, sono state inserite in classe C, applicando prioritariamente ed unicamente il criterio della classificazione sismica senza considerare ulteriori analisi. In pratica nessuna valutazione è stata fatta sui collegamenti con l'area di interesse, strade, ferrovie, eccetera, sugli insediamenti antropici, sulla valenza agraria DOP IGP legata alla filiera vitivinicola, sulla presenza di attività zootecniche, sul valore oggettivo di sismicità. Genzano ha un valore di sismicità più elevato tra tutti i siti individuati dal CNAPI. La metafora dell'aria della rana bollita un pochettino la conosciamo tutti, nel senso che è necessario prendere coscienza perché altrimenti se, e io ringrazio il Rotary questa sera per questa occasione, se non ne parliamo, se non ne discutiamo, se non prendiamo coscienza e conoscenza di quello che avviene, difficilmente riusciremo a saltare fuori dalla pendola e magari siamo convinti di poter star bene nell'acqua finché non ci bollano. Essere identificati con il giallo non significa gongolarsi come quarti in una classifica a scorrimento. A specificarlo è la stessa SOGIM, riferendosi al deposito per rifiuti a breve vita, se si decidesse di costruire in queste zone basterebbe farlo con una progettualità più onorosa. La contraddizione però è evidente. Il deposito nasce per i rifiuti a bassa intensità, però si indicano alcune zone dove i rischi sono più elevati, come quelli di cui stiamo parlando. La scelta di Genzano di Locarno appare quindi insensata, come insensato è attendere l'eventualità di disponibilità ad accogliere il deposito o imporlo per poi fare gli studi approfonditi. Perché la carta dice questi sono, una volta che lo abbiamo individuato approfondiremo su quelle zone. A un tiro di scoppio dai siti di Genzano ci sono 2 dighe in terra battuta. Quella di Fiumarella, stimata per circa 10.000 metri cubi, e il rivaso del Basentello, che è destinato all'integrazione delle aree ricadenti nel comprensorio del consorzio di bonifica Pradano Metapontino, con capacità massima di 41 milioni di metri cubi. Nel territorio di Genzano sussiste, se vi ricordate, quelli che erano l'individuazione di esclusione, sussiste la concessione di idrocarburi denominata Masseria Viorano,
della Pangas Italia, che oltre ad aver estratto da un pozzo produttore 320.503 metri cubi di gas, sta svolgendo studi per ampliare la sua produzione estrattiva. Chiamiamola distrazione. Il tratto interessato dai siti indicati dalla CNAPI coincidono con quello che si suppone sia il passaggio della Via Appia, di cui vi è un progetto per 20 milioni di euro finanziato dal Ministero per la valorizzazione e l'inserimento come patrimonio UNESCO di tutto il tracciato dell'Appia e delle città attraversate, dei territori attraversati. Oltre all'Appia, che non è definita esattamente in quella zona, c'è il tratturo Palazzo Irsina, questo tutelato come bene archeologico, beni non rilevati dalla SOGIN, non ci sono nelle carte, perché tra le altre cose le carte, quelle pubblicate, non sono tutte. E se si chiama la SOGIN e si dice guardate, ma queste cose come facciamo a saperne di più? Gli dicono vieni a Roma, vienitele a prendere. Quando tutti gli atti dovrebbero essere, in buona sostanza, accessibili a tutti. Quindi non tutto è stato pubblicato. In vetta alla collina che domina la valle ritenuta idonea per il deposito si trova il castello di Monteserico. Anche questo non è stato menzionato dalla SOGIN. Un bene monumentale risalente al periodo normanno-svevo del XII e XIII secolo, tutelato da vincolo ministeriale. Con l'inserimento del deposito nazionale tutto andrebbe paesaggisticamente e storicamente distrutto. Queste invece sono le altre aree, cioè ci spostiamo verso quello che è l'interesse, la prossimità, mentre lì abbiamo Palazzo San Gervasio, Spinazzola, Potenza, Poggiorsini, che verranno tra le altre cose avranno ristori nell'eventualità, perché qua si tratta solo di soldi prevalentemente, cioè si pensa di comprare i territori con i soldi. Ci sono le altre aree, queste hanno sono tinteggiate di verde, però anche qui non sono condivisibili come si è arrivata alla loro identificazione. Le schede sono faziose, fuorvianti, contraddittorie. Appaiono le scelte della localizzazione, tanto in Puglia che in Basilicata, queste classificate come buone, in netta contraddizione con quello che è la vocazione, ma soprattutto l'identità di queste aree. Abbiamo vicino il Parco Nazionale dell'Alta Murgia, non so se Francesco Tarantini ci ha raggiunto, il Parco della Murgia Materana, il Parco delle Grafine, e arriviamo direttamente a Matera, che è patrimonio dell'UNESCO. Piazzare e vincolare per 350 anni un territorio così significa, in buona sostanza, andare a snaturare quello che è stata l'attività fatta dalla popolazione dei luoghi per poter garantire una scelta di sviluppo ecocompatibile e soprattutto guardando alla natura come un patrimonio inalienabile. Allora, quello che è successo in questi ultimi vent'anni, da quando è nato il parco dall'Alta Murgia, poi ne parlerà sicuramente con maggiore dettaglio Francesco Tarantini, è stato quello del turismo sostenibile, quello delle attività zootecniche nel settore agro-lattario-gaseario, che legate alla integrità del territorio, alla sua identificazione. È vero che a me è successo
di ascoltare e contrastare, fortunatamente vincere, che era possibile costruire una discarica in un sito neolitico e portare le scolaresche a vedere nel colodore della monnezza questo patrimonio storico. Però qui siamo in una situazione, anche questa, in cui la Sogin ha indicato, fatto calare dall'alto queste scelte, che probabilmente attraverso un colloquio più aperto, più sereno, così come avevano chiesto i sindaci nel 2015, poteva essere evitato. Invece adesso ci tocca fare le osservazioni, farle di fretta, farle in 60 giorni, in piena pandemia. Chiaramente ci sono stati... Cosimo, finisco. Cosimo, perdone, sì, vorrei invitarti. Finisco. Anna, grazie. Ho finito. C'è stata praticamente la reazione dei... di tutte le associazioni e di tutte le attività fatte dalle varie regioni, però gira e rigira, anche qui ritorniamo ancora una volta a Scalzano Ionico, dove i 100.000 avevano bloccato tutte quelle intenzioni su un'area dove veniva considerata una area idonea. Concludo con questa slide per aprire anche un'altra parentesi, che è quello del traffico dei rifiuti radioattivi. A parlarne per prima fu il pentito Francesco Fondi, esponente della 'Ndrangheta, che rivelò l'affondamento delle cosiddette navi a perdere, cariche di rifiuti radioattivi in cui sarebbero stati coinvolti servizi segreti ed esponenti politici. Altre rivelazioni, quelle di Carmine Schiavone, ex cassiere del clan dei Casalesi, diventato nel 92 collaboratore di giustizia, un business miliardario del traffico gestito dai Casalesi, vedeva coinvolta la Campania, la Puglia, il Basso Lazio, Calabria, Sicilia e Molise. Il 20 marzo del 1994, ricorderete Ilaria Alpi, Miriam Clovadin, venivano uccisi a Mogadiscio. L'inchiesta di Ilaria Alpi era incentrata sul traffico di armi e rifiuti tossici. Il 12 dicembre del 95, il capitano di corvetta Natale De Grazia veniva ucciso sull'autostrada, avvelenato, ci vorranno anni per conclamarlo. E che cosa stava facendo? Stava pure lui indagando sui rifiuti tossici e radioattivi sulla nave Rigel e quello che erano state le navi affondate, a cominciare dalla Rigel e Capo Spartivento. Altro episodio inquietante capitato sulla nostra Murgia è quello scoperto da Alessio Di Paolo, direttore di Radio Reggio, il quale, come vedete da questa fotografia, ci siamo ritrovati rifiuti indicati come pericolosi ospedalieri, ma anche probabilmente radioattivi, nel nostro territorio. Ultima, in ordine di tempo, è il 9 febbraio del 1991, con l'operazione Degigo della Guardia di Finanza, che hanno sequestrato rifiuti radioattivi e ad alta pericolosi, gestiti dalla 'Ndrangheta. Io chiudo, non abbiamo i 100.000 in piazza come è successo a Scalzano, ma sicuramente il web, pur non superando totalmente, perché non arriva dappertutto, ma penso che ognuno di noi dovrebbe fare amplificare, e benvengono questi momenti di incontro per entrare nel merito di quello che viene scelto in modo in cui che i cittadini non sanno in questo tipo di attività. Io penso, nel ringraziare il Rotary dell'invito, abbiamo fatto uno sforzo per comprendere quello che è il deposito, quello che succederà qualora le nostre zone verranno individuate. È un dibattito che inizia e spero
di essere riuscito a fare informazione attraverso questo mio intervento. Grazie a voi tutti. Grazie, grazie Cosimo per l'intervento. È un fiume in piena, molto spesso quando si ha passione ci si dimentica anche dei tempi che sono tiranni, soprattutto quando si ha a che fare con una piattaforma multimediale come questa. Bene, continuiamo con la conferenza e chiedo al dottor Andrea Minutolo di poter prendere la parola, presidente del Comitato Scientifico di Lega Ambiente, perché ci parli di quello che Lega Ambiente sta ponendo in essere. Un'ultima precisazione: il nostro vuole essere un incontro divulgativo e poi al termine del quale insomma apriremo il dibattito e capiremo quanto sicurezza e o meglio sì, di come la sicurezza e malaffare possano andare di pari passo, o comunque quanto questi rifiuti, bene o male, debbano essere messi da parte, e capire anche dove e perché dalle nostre parti. Quindi, professor Minutolo, a lei la parola. Grazie per il professore, soprattutto, insomma, banalmente sono responsabile scientifico di Lega Ambiente e vi ringrazio per l'occasione, perché è sempre utile parlarne con i toni giusti, nei temi giusti, con i contenuti giusti. Quindi per fortuna la relazione di prima ha introdotto molti dei temi sostanzialmente che sono focali per dire quella che è la posizione di Lega Ambiente. Quindi su molte cose andrò velocemente, su altre mi soffermerò, per andare a far vedere le stesse cose magari dette prima da un altro punto di vista. E quindi noi è evidente che abbiamo un'eredità del passato del nucleare da dover gestire, adesso ci si sta concentrando su quello che è il futuro, nato con l'esplosione di questa notizia del deposito nazionale unico per gestire rifiuti radioattivi, del passato, eredità del passato e eredità anche del presente, perché va detto che anche questo tipo di rifiuti radioattivi, specialmente quelli a bassa e media attività, sono tuttora prodotti per scopi medici, per scopi di ricerca, per scopi industriali. E ditemi insomma se vedete l'avanzamento delle slide, perché lo vedo un po' rallentato io adesso. Ecco. E Lega Ambiente, quindi, diciamo, è nata sostanzialmente... Siamo alla successiva. Ok, perfetto, allora vado avanti. Lega Ambiente è nata come associazione dai primi movimenti nucleari degli anni Ottanta, e quindi, diciamo, abbiamo da sempre seguito la partita nucleare. E grazie ai due referendum, quello degli anni Ottanta e quello del 2011, abbiamo sventato quella che era la deriva nucleare del nostro paese. E pensate, col senno di poi, se avessimo come popolo italiano non bloccato il nucleare nella metà degli anni Ottanta o nel 2011, quando c'era il governo Berlusconi che voleva fare insomma accordi con la Francia di Sarkozy, adesso stiamo parlando di una minima parte dei rifiuti radioattivi, specialmente quelli ad alta attività, che sono quelli più pericolosi. È veramente una percentuale infinitesimale rispetto a quello che si fa in altre parti d'Europa, dove invece il nucleare è proseguita. Se non avessimo bloccato, non noi come Lega Ambiente, se il popolo italiano non avesse bloccato questo tipo di attività già da 30 anni, ora staremmo parlando di una situazione decisamente più difficile di quella che ci troviamo ad affrontare. E quindi noi abbiamo affrontato il tema del nucleare con tanti approfondimenti, con tanti dossier che parlavano insomma del famoso blocco, no, delle centrali del 1987, alla manifestazione dei 100.000 nel 2003 che era già stata detta, le navi dei veleni, al traffico illecito, e ancora oggi siamo operativi come associazione con 25.000 bambini e bambini vittime di Chernobyl. Quindi abbiamo sempre seguito diciamo sia socialmente che tecnicamente, insomma, per chi non ci conosce, l'ambiente è un'associazione ambientalista che ha sempre fatto della ambientalismo scientifico il suo fondamento,
quindi anche con approfondimenti scientifici nel corso degli anni. Siamo arrivati il 5 gennaio con l'esplosione del deposito dei 67 siti delle potenzialmente idonei per trovare poi un deposito unico nazionale, ed è esplosa quindi la notizia che in Italia c'è del nucleare ai più. Il problema è per chi appunto, e quindi no, si guarda lo sguardo futuro, no, quindi alla localizzazione di quel deposito, di quel luogo che dovrà inevitabilmente ospitare il deposito. Io lo dico qui in maniera molto chiara e molto franca, ma immagino che per chi ha seguito le cronache, noi dal primo giorno, dal 5 gennaio, abbiamo sempre detto che il deposito unico nazionale si deve fare. È una necessità, è una priorità per il nostro paese. Questo non vuol dire essere nuclearisti, ma lo diciamo col senso del dovere di chi ha seguito la storia del nucleare da 40 anni, perché sappiamo qual è la pesante eredità e cosa è stato fatto fino ad oggi di assolutamente inadeguato nella gestione dei rifiuti radioattivi, e per questo che quindi la nostra posizione è che si debba assolutamente, e fatto bene, non c'è neanche bisogno di dirlo, fare questo deposito. E dico questo perché gli attuali siti dove attualmente, quindi le quattro centrali nucleari di Latina, Borgo Sabotino, la centrale del Garigliano, la centrale di Caorso e la centrale di Trino in Piemonte, Caorso invece in Emilia Romagna, a Piacenza, sulle sponde del Po, sono le quattro centrali, le quattro eredità vere e proprie nucleari, più alcuni centri che andavano a, trattare il combustibile per cercare di ritrattarlo, erano siti nucleari allora, più altri centri di ricerca, Casaccia, insomma, c'è un reattore addirittura nel comune di Ispra, vicino Varese, del sede della Comunità Europea, insomma, ci sono diversi siti sparsi in tutta Italia. A questi, che sono quelli principali, non si sa, nessuno fa a caso, che ci sono migliaia di ospedali che hanno nei propri scantinati i rifiuti radioattivi generati dalle loro stesse attività, quelle radiografie, quelle TAC, quelle specialistiche, no, che usano materiali e apparecchiature ionizzanti e che quindi producono rifiuti radioattivi di bassissima attività, velocemente, di decadimento molto rapido, ma sono distribuite intorno a noi in ogni praticamente ospedale, piuttosto che laboratorio, analisi private, che fa questo tipo di attività. Per non parlare delle 95 industrie distribuite anche queste in tutta Italia, che producono materiale e apparecchiature ionizzanti, quindi radioattive. Cioè, quindi abbiamo un'eredità del passato, ma dobbiamo anche sapere che dovremo gestire il presente e il futuro con quello che produrremo nel presente e nel futuro, che stiamo producendo e che produrremo ancora di più. Perché del nostro, la nostra posizione sul che era necessario un deposito nazionale è sempre stata questa, non dal 5 gennaio, quindi da un mese a questa parte. L'abbiamo detto nel corso degli anni, alle varie audizioni a cui eravamo stati chiamati, dalle commissioni ambiente, dal Parlamento, dai convegni specifici sul nucleare, per dicendo. Questo perché, al di là dei contenuti, vi faccio vedere le fotografie sotto, perché sono di un territorio che attualmente è uno dei famosi siti, riprendo la slide di prima, che è quello della Cemerad di Statte a Taranto, se lo potete vedere, se vedete il mouse come lo muovo, è questo in basso a destra, perché le immagini che vedete qui sotto sono esattamente l'attuale situazione del deposito temporaneo di Statte, della Cemerad, dove vedete i fusti radioattivi stoccati in un capannone fatiscente, e ci stiamo preoccupando di un'opera ingegneristica molto più evoluta per cercare di evitare questa situazione di un degrado e di posti attualmente assolutamente inidonei a ospitare depositi radioattivi. Prima il Cosimo, mi permetto di darti del tu, e dicevi, no, c'è una differenza di posizioni, ma anche tra le associazioni, per esempio c'era Greenpeace che diceva di riutilizzare i siti attuali. Beh, se questo è un sito attuale da riutilizzare, che Dio ce ne guardi e ce ne scampi da questo tipo di situazione. Noi abbiamo sempre detto che i siti attuali sono completamente inidonei. Questo è uno dei siti attuali, questo triangolo che vedete è Saluggia, dove c'è non solo una centrale, ma c'è anche un centro di ricerca, un centro di riprocessamento, dove c'è attualmente rifiuti liquidi radioattivi molto pericolosi di media attività. Si trova sulle sponde di un fiume, e vi faccio vedere, proprio perché per entrare anche nel discorso dei criteri escludenti di Ispra, che poi non sono di Ispra in realtà, quelli la redatti Ispra, ma sono
di standard europei, del centro europeo di gestione del nucleare, derivano da lì sostanzialmente quei criteri. Questa è applicando il filtro dell'area idrogeologica su quel sito. Il sito, come vedete, sono queste due aree antropizzate nel campo agricolo lì vicino. Questo è quello che succederebbe, e ci si è andati vicini in questi anni molte volte all'esondazione del fiume che poteva provocare questo tipo di allagamento. Questa è la centrale del Garigliano, al confine fra la Campania e il Lazio, una centrale a ridosso di un fiume, spesso a rischio allagamento per l'esondazione del fiume, in una piana di bonifica, quindi sotto il livello del mare, che diventa un pantano. Cioè, se questa è la situazione attuale, è un miracolo che in questi 40 anni, dalla metà degli anni 80, quando si sono spenti i reattori sostanzialmente, è finita l'era del nucleare in Italia, ad oggi non è ancora successo niente. Questo è il deposito dell'Eurex di Saluggia. Vedete il fiume della Dora Balta, che era arrivata a 10 centimetri dal limite dell'esondazione. La recensione che vedete è quella del centro di Saluggia. L'acqua stava per invadere, un'alluvione stava per colpire il centro di Saluggia. Allora, se questa deve essere la gestione attuale, e nessuno lo sa in Italia. In Italia questo problema, e qui vengono le colpe amministrative di chi non ha spiegato agli italiani quello che stava succedendo, e si è arrivati quindi con la famosa decisione calata dall'alto del 5 gennaio che ha spiazzato tutti. Ma se questo, uno sapesse quello che è stato, che si è rischiato di avere in questi 40 anni, probabilmente alcune, come posso dire, ragionamenti sarebbero stati fatti in maniera differente. Senza parlare, l'ha accennato anche prima Cosimo, della gestione illecita dei rifiuti, cioè questo smistamento dei rifiuti, questa pochezza di conoscenza sul tema, questa ambiguità per cui di fatto lo sapevano solamente i territori interessati dagli attuali siti temporanei, che c'erano depositi radioattivi, che quindi un movimento di traffico diciamo su strada, su camion no, di rifiuti di questo tipo, ha dato il via ovviamente al traffico illecito dei rifiuti, che abbiamo prontamente denunciato anche nel corso degli anni. Le quantità sono quelle che hanno detto prima, stiamo parlando di 31.000 metri cubi. I metri cubi significano e non significano tanto, nel senso che poi in realtà quello che conta è la carica radioattiva. Abbiamo la maggior parte di questi volumi che sono a media e bassa attività, quelli dei reflui ospedalieri, sono quelli, anche lo smantellamento, una precisazione rispetto a quanto detto prima, anche lo smantellamento delle centrali nucleari produrrà rifiuti radioattivi di media attività sostanzialmente, e quindi noi come posizione nazionale di Legambiente, ma di tutti i territori di Legambiente, perché noi abbiamo circoli regionali e territori coinvolti in tutta Italia, sia nella partita precedente di chi ha dovuto gestire fino adesso i rifiuti, sia di quella che sarà la futura gestione, e sappiamo insomma di questo tipo di quantità, categorie che sono prima, seconda, terza categoria, come era una volta definite così, adesso sono le famose 5 categorie, e noi siamo sempre stati come posizione, ma perché lo prevede la normativa e le linee guida ISPRA prevedono il rifiuto, il deposito nazionale per quel tipo di rifiuti di bassa e media attività. Quindi, guardando la colonna di destra, per le prime sostanzialmente tre categorie, tre categorie e mezza se vogliamo, perché quella di media attività in alcuni casi basta il deposito nazionale, per quelli ad alta attività o medio-alta attività e come previsto dalla normativa, ci arriveremo dopo, auspichiamo che si arrivi a un deposito europeo nazionale geologico, che è differente proprio per criteri rispetto a quello di cui stiamo parlando questa sera. Poi vi spiegherò il perché. Il programma nazionale è arrivato in forte ritardo, l'abbiamo sempre denunciato questo aspetto, c'era una gestione dei rifiuti completamente inefficace, inefficiente e rischiosa fino adesso. Gestione dei rifiuti che passa attraverso 5 fasi: la caratterizzazione, il trattamento, il condizionamento, per poi, e quindi insomma, volendo poi vi lascio anche le slide per approfondire il tema, insomma, al di là della terminologia tecnica, c'è lo stoccaggio e lo smaltimento. La fase di tutte le prime fasi, caratterizzazione, trattamento e condizionamento, avverranno negli attuali siti temporanei, lo smantellamento delle centrali e via dicendo. La fase di stoccaggio, quindi nel video di prima, i fusti cementati e coibentati e già isolati verranno trasportati nel deposito per fare le seconde fasi di trattamento. Quindi la centrale, il deposito unico nazionale non è una centrale attiva, operativa, non emette
non ha emissioni in atmosfera, non ha emissioni in falda, non ha emissioni nelle acque, sul suolo, è un deposito secco, che non so come esprimermi, insomma, tecnicamente non emette niente, un centro passivo, e che deve soddisfare dei criteri, i primi su tutti, non deve venire giù, criterio sismico, criterio vulcanico, criterio idrogeologico, non deve allagarsi, non deve venire giù. Tutti gli altri ovviamente sono di contorno importanti affinché non ci sia un sito idoneo, perché è impensabile ragionare che ci sia un sito idoneo, ma quantomeno cercare di trovare come approccio il sito meno inidoneo per stoccare i rifiuti. I depositi quindi sono, sembrano novità in Italia in realtà, di questi tipi di depositi, esattamente come quello che dovremmo andare a realizzare da normativa, come l'ha detto, europea. Ci sono in tutta Europa, in tutte quelle nazioni che hanno sia rifiuti radioattivi, perché hanno centrali operative nucleari attive, da quelle come noi che invece hanno eredità del passato piuttosto che rifiuti di gestione attuale. Come vedete, insomma, sono sparsi quel tipo di depositi in tutta Europa. Addirittura la Finlandia ha già approvato il deposito geologico finale, e quindi, come vedete, noi stiamo scherzando con il fuoco, abbiamo scherzato con il fuoco e stiamo scherzando con il fuoco, e non per colpa dei cittadini, ma perché l'amministrazione hanno avuto paura di far emergere queste criticità, le hanno tenute sotto banco, e sostanzialmente adesso è esplosa la grana. E quindi ribadisco, insomma, il concetto che il 5 gennaio c'era una sfilza di no a partire da tutti i soggetti coinvolti, dai ministri ai ministeri, ai rappresentanti regionali, alle amministrazioni. L'unica a dire il deposito serve siamo stati noi. Siamo impazziti? No. Vi sto spiegando il motivo di una presa di posizione e i motivi per cui cerchiamo di far ragionare le persone. Fermo restando il processo partecipativo e tutto il resto, ovviamente, non metto in discussione quello, anzi è l'elemento centrale, se vogliamo. Il deposito geologico di profondità, cioè quello che dovrebbe contenere l'alta attività, la media e alta attività, è un deposito geologico che deve essere fatto per caratteristiche da normativa nel sottosuolo a notevole profondità e con tutta una serie di situazioni. Noi questa situazione geologica in Italia non ce l'abbiamo, e quindi quando dicevo prima che noi come associazione abbiamo sempre detto che dal nostro punto di vista il deposito è quello di ridurre al minimo il rischio e dovrebbe raccogliere rifiuti di bassa e media attività, quelli ad altre attività dovrebbero essere gestiti come ora in depositi internazionali idonei, i depositi geologici già strutturati per questo tipo di rifiuti. Qualcuno ci ha detto, beh, è facile se volete mandare fuori questo tipo di rifiuti, ma non è che ce lo siamo inventato noi, c'è una motivazione, il perché di una posizione. Guardate l'Italia dove sta in questa, per quantità di rifiuti, ok? Noi siamo questo angolino qua a destra, abbiamo l'1% dei rifiuti. Francia, 44%, Regno Unito, 36%, Germania, 6% e via dicendo. Noi siamo fanalino di coda, proprio in virtù di quella famosa scelta no nuke fatta negli anni 80. Là, e quindi questo, diciamo, noi abbiamo, molti paesi hanno pochi rifiuti e non ha senso né economicamente né tecnicamente fare un deposito per l'alta attività per quantità così basse di rifiuti. Ma soprattutto, era la normativa stessa che dà la possibilità per quelle nazioni che hanno poche quantità di rifiuti. L'indirizzo è quello di invece trovare un deposito unico nazionale, quindi bisogna, nel nostro avviso, attivarsi, confrontarsi a livello europeo, è l'Europa che deve decidere un sito idoneo in Europa, non nell'est, in Russia, in Asia o in altre parti, in Europa bisogna prendersi responsabilità dei rifiuti ad alta attività europei che creiamo, per trovare poi quindi una soluzione idonea. E quindi tra i criteri che hanno portato alla realizzazione, abbiamo detto prima, insomma non ci tornerò, e come vedete anche il criterio ISPRA dice che lo smaltimento per rifiuti a bassa e media attività, temporaneamente si dice che i rifiuti che dovranno, perché l'alta attività attualmente in Italia non ce l'abbiamo, l'abbiamo mandata in Francia e in Inghilterra per farla riprocessare con accordi internazionali già da diverse decine di anni. Nel 2025 è previsto il loro rientro del materiale ad alta attività riprocessato in Italia. Dovremmo, secondo l'alternativa in attesa del deposito geologico internazionale, gestirli nel deposito temporaneo,
nel deposito nazionale unico in maniera temporanea. E le fasi, diciamo, no, per 50-70 anni dovremo, mentre si riempirà il deposito nazionale unico con rifiuti di media e bassa attività, l'idea è quella che in quei 50 anni quelli ad alta attività verranno, tra virgolette, stoccati temporaneamente lì, quindi prima del ricoprimento, diciamo, con tutte le barriere, il riempimento, il terreno, gli strati verranno tolti dal deposito nazionale. Ma la scelta più logica, e anche su questo invitiamo i nostri amministratori, il futuro governo, anzi il neonato forse governo, a prendere in questo senso dei provvedimenti e di iniziare a ragionare a livello europeo, è inutile che i rifiuti di alta attività riprocessati vengano in Italia, vadano nei depositi temporanei, nell'attesa che si costruisca il deposito nazionale unico, per poi venire rispostati un'altra volta al deposito nazionale unico, per poi essere rispostati nel deposito geologico finale. Rimanessero dove stanno, si pagasse una sorta di affitto, perché abbiamo visto prima che i volumi che noi stiamo dando, che diciamo con cui contribuiamo a questo problema della gestione dei rifiuti radioattivi per l'alta attività, mi sto riferendo, è veramente insignificante. I criteri sono stati letti, insomma, detti prima, non ci ritorno sopra. Vi ripeto, essendo una struttura, un deposito passivo, i criteri fondamentali sono quelli che non devono far venire giù il deposito: vulcanismo, sismicità, fagliazioni, rischio idrogeologico e via dicendo. Tutto il resto, a parità di criteri, è un di più. Il lavoro fatto fino adesso, diciamo, è un lavoro di ricognizione quasi cartografica, tant'è che se avete visto le varie forme, sono sostanzialmente forme molto stravaganti delle aree, proprio perché sostanzialmente sono nate in questo momento come, diciamo, ricostruzione geografica cartografica sulle informazioni ad oggi disponibili. Quello che stiamo facendo come Legambiente, vado in conclusione, è stiamo attivandoci per presentare, quindi innanzitutto per informare i cittadini su com'è la reale situazione della gestione passata, presente e futura che ci aspetta dei rifiuti radioattivi, ma soprattutto perché ovviamente, e lì concordo assolutamente con quanto detto precedentemente, il sito idoneo non c'è, dobbiamo individuare, non noi, bisognerà individuare, l'Italia dovrà individuare il sito meno idoneo, e le 67 aree che sono state al momento individuate hanno delle lacune effettivamente da un punto di vista proprio di coerenza con i criteri adottati, perché appunto è una ricognizione sostanzialmente più cartografica e geografica che non poi di dettaglio, e quindi è giusto attivarsi, è giusto segnalare le incongruenze, è giusto che se ne parli. E la cosa che è assolutamente indispensabile da qui a quando l'ultima pietra del deposito nazionale verrà costruita, non la prima, l'ultima, sarà quella di fare in Italia una cosa che non sappiamo fare, che le amministrazioni hanno sempre avuto paura di fare, le industrie hanno sempre avuto paura di fare, e di conseguenza i cittadini hanno sempre visto, come posso dire, in maniera negativa con la paura di essere fregati, e quindi no con l'idea di non accogliere le decisioni calate dall'alto. A noi ci manca come cultura in Italia la cultura della partecipazione, dei processi partecipativi. Quello che è stato fatto fino adesso ormai è stato fatto, cogliamo l'occasione dal 5 gennaio al 5 marzo, magari verranno prolungate, lo speriamo, è difficile, ma al di là delle osservazioni, il processo partecipativo, ormai diciamo il vaso di Pandora è stato aperto, ci auspichiamo che il processo partecipativo di informazione, formazione, trasparenza, dialogo fra tutte le parti sia, posso dire, costante per tutto il percorso che ci dovrà accompagnare da qui alla scelta, dalla scelta alla prima pietra, dalla prima pietra all'ultima pietra e per i prossimi 500 anni, perché poi questa è un'eredità che lasceremo non ai nostri figli, ai nostri pronipoti, e quindi assolutamente un percorso di coscienza nazionale che individui un'area che non deve essere quindi l'area designata, il condannato a morte, ma che se le cose sono fatte bene e gestite bene può essere, deve essere ovviamente una risorsa e un problema non del territorio che verrà individuato, perché inevitabilmente un territorio verrà individuato,
che sia fra i 67 o che sia deriva da altre valutazioni successive con gli approfondimenti, non è compito nostro deciderlo, è compito nostro come Legambiente, come cittadini, come associazioni, come amministrazioni, come tutti, guidare questo percorso e cercare di arrivare a una scelta condivisa che non individui il condannato a morte, il territorio, ma che sia una scelta unanime, condivisa a livello nazionale. Io con questo mi taccio, scusate se sono stato lungo e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie dottor Minutolo per la sua attenta, puntuale relazione. E a questo punto Cosimo Forina faceva riferimento alla giusta ragione, al parco dell'Alta Murgia, e quindi cedo la parola al suo presidente, il dottor Tarantini. Prego. Grazie, buonasera a tutti, grazie dell'invito. Io cercherò di essere breve, visto l'ora, anche perché dopo le due lezioni magistralis in merito che mi hanno preceduto, penso che diciamo sia stato detto tutto. Io vi racconterò cosa diciamo sta facendo il Parco Nazionale dell'Alta Murgia in merito, cosa ha fatto a partire dal 6 gennaio. Dopo aver visto aver studiato la carta dei siti potenzialmente idonei ad ospitare i rifiuti radioattivi, ci siamo resi conto che un po' il parco era un po' circondato da queste aree, in particolare ovviamente le aree non ricadono nel parco ma sono a pochi chilometri del parco, e ci sono aree che sono circondate, come diceva prima Cosimo Forina, da ben tre parchi, che sono quelle del Parco Nazionale dell'Alta Murgia, il Parco Regionale delle Gravine, il Parco Regionale della Murgia Materana, e alcune aree ricadono anche a ridosso del Bosco di Fesagrande di Gravina, che è un sito Natura 2000. Noi ci siamo subito attivati perché volevamo motivare tecnicamente e scientificamente il nostro no. Io ho subito convocato la comunità del parco. Il parco si compone, è costituito da 13 comuni, abbraccia due province, si estende per 68.000 ettari, e nella comunità del parco abbiamo tracciato la roadmap per poter cominciare ad elaborare le osservazioni, visti i tempi diciamo ristretti, anche perché come succede su tutti gli argomenti che hanno una rilevanza mass mediatica, scatta soprattutto la corsa, la chiamo io, al microfono, e purtroppo rimangono sempre in pochi a lavorare per le osservazioni. Fortunatamente subito il Consiglio regionale ha stabilito di voler fare da cabina di regia le osservazioni, insieme a Parco, ANCI, Università e associazioni di categoria. Ha costituito la regione 8 tavoli tematici su 8 diversi aspetti. Il primo tavolo riguardava gli aspetti di idrogeomorfologia, il secondo riguardava la sismicità e la fagliazione, il terzo l'impiantistica, il quarto la radioattività e la metrologia, il quinto la vincolistica e la naturalistica, il sesto le implicazioni giuridiche, il settimo le infrastrutture, gli aspetti demografici, e l'ottavo il tavolo che riguardava la struttura della valorizzazione territoriale, cioè l'impatto sul paesaggio e sul potenziale turistico. Noi abbiamo come parco partecipato e fornito le osservazioni sia per il tavolo 4, cioè quello che si occupava della valenza naturalistica, e sia al tavolo 8, quello che si occupava del potenziale turistico. Noi abbiamo prodotto, siamo stati i primi insieme al CNR a studiare tutta questa zona che si viene a creare fra i tre parchi dell'Alta Murgia, delle Gravine e il Parco Regionale della Murgia Materana, e i nostri naturalisti, sia interni al parco e sia esterni, perché in questo momento noi stiamo attuando la direttiva di monitoraggio della biodiversità e stiamo facendo il monitoraggio su mesomammiferi, lupo, chirotteri e impollinatori, e quindi ci avvaliamo anche di naturalisti esterni. I nostri naturalisti hanno elaborato un documento di 38 pagine, delle osservazioni che ovviamente vi posso anche girare, è pubblicato sul sito del parco, e qui si mettono in evidenza tutte le interazioni che questi siti, queste aree
potenzialmente idonei hanno con le valenze naturalistiche di questa zona, con le zone di protezione speciale, con le zone di speciali di conservazione, con la fauna protetta in quella zona, tipo il nibbio reale e il nanario. Quindi abbiamo prodotto queste osservazioni sugli aspetti, sulle valenze naturalistiche. Questo per quanto riguarda il tavolo 4. Per quanto riguarda il tavolo 5, quello che riguardava i potenziali influssi negativi sul turismo, beh, qui noi abbiamo raccontato quello che il Parco sta portando avanti. Nel novembre del 2019 ci è stata confermata a Bruxelles la Carta Europea del Turismo Sostenibile e quindi stiamo riavviando, stiamo rilanciando il turismo sostenibile. Parte la seconda fase. La seconda fase in cosa consiste? Consiste nel formare gli operatori turistici, formare chi poi deve sostanzialmente ricevere i turisti e quindi migliorare i servizi ricettivi, e stiamo costruendo, stiamo lavorando a costruire una proposta turistica che sappia valorizzare le risorse del nostro parco. Da qualche mese noi ci siamo candidati a entrare nella rete mondiale dei geoparchi di UNESCO, nella rete dei 161 geoparchi a livello mondiale distribuiti in 44 paesi. Abbiamo stipulato una convenzione col Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientale dell'Università di Bari, perché stiamo facendo studiare l'Università di Bari e vogliamo valorizzare la nostra biodiversità, tutte le forme carsiche ipogee ed epigee presenti nel nostro parco, dalle doline, il pulo di Altamura, al pulicchio di Gravina, agli inghiottitoi che sono tra i più profondi dell'Italia centro-meridionale, e ovviamente di conseguenza stiamo lavorando a lanciare il geoturismo. E purtroppo la notizia delle potenziali aree idonee a ridosso del parco dell'Altamurgia è venuta il giorno dopo un'altra notizia molto bella, ossia del riconoscimento del Ministero dello Sviluppo Economico di ben 5 francobolli dedicati ai geotesori del parco. Per la prima volta nessun ente nella storia della filateria italiana ha mai avuto un riconoscimento di ben 5 francobolli. 5 francobolli che racconteranno la storia dell'uomo di Altamura, la storia delle orme dei dinosauri, perché il parco dell'Altamurgia non è solo un parco che racconta storie di vita millenarie legate all'agricoltura, alla pastorizia, ma anche un parco che racconta di uomini primitivi che sono vissuti nelle grotte, di dinosauri. Abbiamo nel Cava Prontrelli ad Altamura oltre 25.000 orme di dinosauri, e quindi abbiamo un patrimonio paleontologico e archeologico unico, da quello che ci dice l'università, e ce lo sta mettendo nero su bianco, unico al mondo. E vicino a questo patrimonio paleontologico, a qualche chilometro di distanza, verrebbero questi siti. Oltre, e quindi noi stiamo lavorando appunto sullo sviluppare il geoturismo, pensiamo anche al cineturismo. L'altro giorno ho portato in giro per il parco Sergio Rubini, e quando i registi vengono nel nostro parco si innamorano dei nostri paesaggi, che sono, diciamo, favolosi, soprattutto del costone. Sergio Rubini è rimasto, anche se lui conosce la nostra terra perché è di Grumoapula, innamorato per l'ennesima volta del Castello del Garagnone, e la scena finale del film che sta girando sui Fratelli De Filippo sarà praticamente girata appunto sotto al Garagnone, vicino a Masseria Melodia. Forse non questa settimana, visto la neve in arrivo, i primi di questa settimana, ma la prossima settimana. E quindi diciamo, abbiamo presentato anche da questo punto di vista le osservazioni sul potenziale turistico che questo parco ha, che è completamente in conflitto con queste proposte. In più stiamo lavorando, questa è stata una buona occasione questa dei rifiuti radioattivi, prendiamola in positivo, perché ho spinto la comunità a chiudere due partite. La prima, quella del regolamento del piano del parco, un regolamento bloccato da anni, che diciamo voglio chiudere nella comunità del parco e poi trasmettere al Ministero dell'Ambiente per chiudere definitivamente questo iter che vede poi l'accordo tra Ministero dell'Ambiente e Regione Puglia. E stiamo approvando il regolamento delle aree contigue, che può rappresentare un ulteriore freno ai siti, alle aree potenzialmente idonee. Il regolamento delle aree contigue è un regolamento previsto dalla legge quadro, dalla 394 del 91,
la legge quadro che è istitutiva delle aree protette, un regolamento che va a valorizzare le aree limitrofi al parco, non solo a disciplinare le attività di caccia, le attività estrattive, ma anche a valorizzare le aree limitrofi al parco. E quindi questo regolamento, che abbiamo definito i confini di queste aree limitrofi, permetterà di valorizzare, di vincolare ulteriormente le aree proposte da Sogin e permetterà anche ad alcuni comuni che addirittura l'hanno chiesto di entrare nel parco attraverso le aree limitrofi. Pensiamo al comune di Acquaviva delle Fonti, che ci ha chiesto di entrare nel parco attraverso le aree contigue che si verrebbe a creare tra il comune di Sant'Eramo in Colle e il comune di Cassano delle Murce. Ovviamente noi abbiamo motivato il nostro no soprattutto dal punto di vista delle valenze naturalistiche. Il regolamento delle aree contigue è un'ulteriore aggiunta e quindi adesso aspettiamo che tutte le osservazioni che il parco insieme agli altri enti hanno depositato alla regione, perché queste osservazioni saranno poi spedite, mandate alla Sogin. Una proroga per iscritto dei 60 giorni non c'è stata, io mi sono sentito anche con il ministero, era in itinere, alcuni parlamentari l'avevano chiesta, ma che a noi risulti ad oggi non c'è stata. L'altra cosa su cui stiamo lavorando è creare un sistema delle gravine tra quella del parco, la gravina di Gravina, la gravina di La Terza e la gravina di Matera. Quindi abbiamo approvato nell'ultimo consiglio direttivo un protocollo d'intesa che vede una forte sinergia del parco nazionale con gli altri due parchi regionali, e c'è anche la richiesta del comune di Matera di entrare attraverso le aree contigue nel geoparco. Ovviamente tutto questo lavoro serve per valorizzare ulteriormente il nostro territorio e dire un no motivato a qualsiasi ipotesi a qualsiasi possibilità di mettere vicino al parco, di prevedere vicino al parco dei depositi di rifiuti radioattivi. Vi ringrazio. Grazie Presidente. A questo punto possiamo dire di aver fatto centro, posizioni distinte ma certamente non distanti. Prima di avviare la discussione, naturalmente vi invito, per chi volesse intervenire, innanzitutto la prenotazione secondo quelle che sono le modalità Zoom, quindi con il cursore della mano alzata. Il prefetto di club Leonardo Mangini poi comunicherà chi voglia intervenire e quindi daremo lui la parola. Naturalmente l'intervento pregherei di evitare delle premesse, ma di rivolgere direttamente la domanda, non fosse altro per l'ora. Secondo quello, concludo, il protocollo rotariano, a termine dei relatori, la conclusione al governatore del nostro distretto. Governatore del nostro distretto che ci ha già comunicato per tempo la sua assenza perché impegnato in una visita di club, ci avrebbe dovuto raggiungere, ma impedimenti hanno fatto in modo che purtroppo non potesse essere presente la nostra assistente del governatore. Naturalmente non sarò io a loro sostituirmi, ma semplicemente trasmettere da parte di entrambi, in modo particolare da parte del governatore, i suoi più cari saluti ai presenti e in modo particolare agli amici del Rotary Club di Canosa. Quindi se ci sono interventi pregherei il prefetto se sono giunte appunto prenotazioni, di comunicarlo. Vedo Andrea Leone del Club di Andrea, che salutiamo anche perché è presidente. Naturalmente cedo la parola all'amico presidente del Rotary Club di Andrea Leone per la domanda. Prego.
Grazie Marco, bellissima serata, davvero interessante. Io poi ho una formazione vicino a questo tipo di argomenti, diciamo, quando ero universitario, ora faccio tutto un altro mestiere. Rapidamente, senza preamboli che invece avrei voluto fare, ma giusto colgo il tuo invito a essere immediati. In Italia abbiamo assistito sempre alla sindrome del NIMBY, naturalmente, cosa che si sta ovviamente virulento e si sta manifestando ora a fondo per questo argomento. Nessuno vuole nulla, io voglio ricordare i danni che stiamo subendo come Puglia a causa dell'uccello Fratino che impedisce la realizzazione della ferrovia che va da Poggio Imperiale a Termoli. Si è bloccato tutto perché c'è questo tipo di impatto, c'è un uccello che nidifica legittimamente, alcuni osservano che è opportuno preservarlo, però per questo praticamente non si fa la linea ferroviaria. Ora tutti, non credo, non ho registrato nessuna disponibilità dei 67 siti che sono stati segnalati, i rifiuti industriali, medici, piuttosto che dal processamento delle barre di combustibile nucleare che torneranno in Italia, dei quattro impianti nucleari che abbiamo avuto nei decenni scorsi dopo il 1960 fino all'86-87, e i materiali quindi ci sono, i prodotti ci sono. Chiedo a coloro i quali sono intervenuti, come si fa a passare, è stato caldeggiato il confronto, il dialogo con le popolazioni, tutto giusto, ma do per scontato che nessuno sarà disposto ad avere nel proprio territorio un deposito nucleare. Quindi in una situazione italiana, dunque, chiedo agli esperti, come faremo ad affrontare questa situazione? Ci sarà una situazione tipo Scanzano in 67 posti in Italia o quello che sarà indefinito? Chiedo coloro i quali, anche al dottor Minutolo, eccetera, che è intervenuto, ho molto apprezzato intervento, però dire come affrontare in Italia con la demagogia, col populismo che abbiamo, con il discorso, come sempre, del consenso, come faremo ad affrontare questo problema. È un problema serio, giusto, ha fatto vedere delle foto di come sono i depositi attuali, invece come dovrebbero essere fatti, evidentemente abbiamo dei rischi, però sono certo che nessuna area dirà venite da me. Come faremo ad affrontarlo questo problema? Grazie. Grazie Andrea per la domanda, quindi la risposta ai tre relatori, ai quali però chiedo una celere risposta che non superino i due minuti. Quindi dottor Minutolo, avvia lei il ciclo di risposte, poi a seguire il dottor Palettini e in conclusione Cosimo Forina. Prego. Ma telegraficamente non ho la sfera di cristallo, quindi non so come con quale sarà la soluzione. Il percorso finale verrà, una volta individuato l'area, tecnicamente sarà da farsi in quell'area, punto, sostanzialmente. Sarebbe un suicidio, diciamo, nessuno si è mai manifestato fino adesso e non capisco neanche come l'abbiano previsto nelle norme, sperando che qualcuno si candidasse, nonostante magari le agevolazioni economiche che verranno, perché sarebbe per un amministratore locale o regionale un suicidio politico sostanzialmente. Quindi si arriverà a una decisione tecnica basata su criteri scientifici validi, su un'idoneità tecnica di un'area, e quella sarà presa una decisione probabilmente nazionale relativamente a quell'area. Ma Scanzano vi ricorda qualche vicenda? Scanzano era nata in maniera ancora peggio di questa, nel senso che questa qui almeno una valenza tecnica di scelta dei siti, di ragionamento, per quanto nascosta e segretata per anni e calata dall'alto. Scanzano dalla sera alla mattina a trovare un sito così senza nessuna ragione, quindi in quel caso l'effetto unitario nazionale nel dire no a quella scelta aveva avuto un senso per la follia di quella scelta, anche perché poi lì si andava a parlare del deposito geologico profondo, che era quello per l'alta attività, che era la soluzione che in Italia non è praticabile. Quindi è una situazione, non sono paragonabili come situazioni, per fortuna qui un passo avanti piccolo ma è stato fatto, cioè c'è un approfondimento tecnico, un momento zero è stato creato, e da qui speriamo che ci sia il percorso di avvicinamento il quanto più possibile partecipato.
Dottor Tarantini? Ma la sindrome di NIMBY personalmente non mi è mai appartenuta, per chi mi conosce, io oltre a fare il presidente del Parco Nazionale sono presidente regionale di Legambiente da 15 anni, ho sempre nella mia vita fatto ambientalismo scientifico e mai pirotecnico, anzi ho sempre combattuto quell'ambientalismo stupido pirotecnico che dice no a tutto. Infatti mi sono sempre occupato e ho cercato, mi sono battuto per chiudere il ciclo dei rifiuti in Puglia e il ciclo anche di tutela delle acque, visto che ad oggi nel 2020 c'è gente che parla di depuratori come Comostri. Per quanto riguarda il caso in specie, quindi rifiuti radioattivi, la prima accusa che ho fatto da buon legambientino è quella di portare una discussione scientifica all'interno della comunità del parco, e quindi quella di dibattere un no motivato tecnicamente e scientificamente. E anche ti posso dire che anche la cabina di regia è costituita da 8 tavoli tematici regionali. In questi tavoli erano presenti una sfilza di professori universitari, a partire da scienze, dal professor Mazzonuzzi e con i suoi collaboratori del Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali, e da i professori universitari e non da comitati che dicono no perché non si deve fare punto e basta, sono venuti fuori tantissimi punti interrogativi. Nella commissione in cui ho partecipato c'erano professori del Politecnico, di Scienze della Terra, c'erano membri del CNR, quindi non stiamo parlando di comitati che dicono solo no e basta, a volte studiando qualche argomento da Wikipedia. Questo da una parte, quindi diciamo da questo punto di vista questa volta si sta motivando. Poi ovviamente si stanno facendo anche nei 13 comuni del parco i consigli comunali monotematici dedicati a questo argomento. È ovvio che non troverai mai nessuno che ti dirà lo facciamo nel mio territorio politicamente, questo è ovvio. Però da questo punto di vista noi stiamo affrontando, almeno come parco, questo argomento, ma stiamo mantenendo alto il livello di discussione con alcuni, diciamo, con documenti redatti da professori universitari, da naturalisti, e non dicendo no e basta, è assurdo perché è solo vicino al Parco Nazionale dell'Alta Murcia. Poi ovviamente non posso che condividere quello che dice Minutolo Andrea, cioè del fatto che va fatto un deposito sicuro, perché ovviamente ricordiamo che noi in Puglia abbiamo il caso della Cemerad, senza, diciamo, andare molto lontano. Tra l'altro io in questa veste rappresento anche il Ministero dell'Ambiente, e ancora di più devo dare, diciamo, ai cittadini una corretta informazione. Poi ovviamente i cittadini ti tireranno le conclusioni, come è stato molto spesso, come lo è. A volte ci si oppone anche di fronte anche a un centro di raccolta differenziata. Adesso ci sono comitati che si stanno creando contro gli impianti di riciclaggio in Puglia. Di esempi ne potremmo fare tanti. L'altro invito che io, diciamo, ho fatto ai sindaci è quello di non ricordarsi solo in queste occasioni, quando ci sono le discariche, tipo quella con cui ci siamo opposti con Cosimo Forina, Grottelline o ai rifiuti radioattivi, per valorizzare il proprio territorio, perché il proprio territorio molto spesso i sindaci dicono c'è questo, c'è questa meraviglia, però le amministrazioni si devono anche ricordare poi di valorizzare tutto l'anno e sempre il patrimonio che noi abbiamo. Da questo punto di vista il parco sta facendo da un po' da cabina di regia, sta cercando di mettere a sistema tutto il patrimonio naturalistico, paleontologico, archeologico, che in molti casi nel parco, inutile nascondersi dietro un dito, versa in uno stato ovviamente di degrado, perché noi abbiamo anche altri problemi nel parco che non sono sicuramente solo la possibile remota ipotesi di rifiuti radioattivi. Abbiamo i rifiuti che vengono scaricati ogni giorno, le ecoballe scaricate, abbiamo cinghiali. Abbiamo un parco che ancora bisogna lavorare molto sulla connettività, che non ha anche centri visita aperti, quindi di problemi ne abbiamo, e su questo dobbiamo lavorare, non dobbiamo ricordarci solo di questo, dobbiamo lavorare tutti i giorni, non dobbiamo ricordarci solo di questo quando c'è un potenziale rischio di discarica o di siti di rifiuti radioattivi. Grazie, no. Grazie dottor Tarantini.
E a questo punto, dottor Forina, a lei senza dottore. L'ultima, Cosimo, risposta all'amico e presidente Andrea Leone. Ti prego di rimanere nei tempi brevissimamente, brevissimamente. Grazie mille. Qualunque infrastruttura, qualunque opera deve avere rispetto dei luoghi. Se su quel tratto esiste una specie protetta, va rispettata, basta. Cioè non è che siccome l'uomo ha invaso e si è impadronito della natura, necessariamente deve distruggerla. Tuttavia, nella procedura, tra le centinaia di carte lette, la procedura è quella che dopo questi 60 giorni ci sarà una nuova carta. Questa nuova carta verrà discussa con il consiglio, i consigli regionali, di dove non si arriverà a una accettazione del luogo individuato, il tutto passerà presso il Consiglio dei Ministri, così come avviene in tutte le procedure vie, dove la valutazione regionale trova quegli intoppi, come è stato per Grottelline, nel tentativo di trasferire il tutto nelle mani del governo. Quello che invece noi stiamo facendo e il lavoro che è stato fatto è quello di dimostrare l'incongruenza tra i criteri stabiliti e le scelte delle aree. Noi non vogliamo arrivare al dibattito dopo previsto e all'applicazione della convenzione di Auschwitz soltanto dopo che il sito è stato individuato come previsto da questo iter che è stato stabilito. Noi ne vogliamo discutere subito, lo vogliamo fare con la consapevolezza e con la scientificità possibile, perché non è un effetto NIMBY, no? È semplicemente un altro. Non vogliamo accettare, come è stato per Scanzano, che qualcuno decida in modo scellerato di fare un sito lì dove non poteva essere fatto e magari di continuarlo a farlo spostandosi di qualche chilometro, due, tre, in un'altra area dello stesso Scanzano, arrivando a imporre il sito. Il sito va fatto, i siti così come sono oggi fanno letteralmente schifo, ma fa ancora più schifo quando vengono a interrare i rifiuti radioattivi dalle nostre zone e nessuno si scandalizza. E di situazioni del genere sono peggiori dei siti che abbiamo visto temporanei. Quelli li possiamo trasformare in sicurezza. Possiamo fare il sito anche nucleare, dei rifiuti nucleari, unico in tutta Italia, ma dobbiamo anche ricordarci che la convivenza tra bestie, tra uomini e animali, va comunque difesa fino all'oltranza. Ho finito. Grazie Cosimo. Naturalmente non hai tenuto fede alla parola, ai sforati di minuti, ma capisco bene l'argomento merita un'ampia discussione. Leo, ci sono altri interventi? Allora, avevo visto un'alzata di mano di Andrea Pugliese, però non so se vuole intervenire o meno, perché adesso l'ha tolta, quindi non so. Andrea, vieni, Andrea. Andrea, c'è... No, io diciamo, ringrazio tutti i relatori per i loro interventi che sono stati interessantissimi. Diciamo, la mia è una domanda diciamo, abbastanza banale, nel senso che in un paese serio dove c'è un patto etico fra chi governa e chi, come dire, opera, dovremmo essere sicuri che la localizzazione sarà fatta secondo i principi di sostenibilità, economicità e sicurezza. Il problema è che noi non stiamo vivendo in un paese serio, cioè noi non ci fidiamo delle scelte. Purtroppo temo che negli ultimi anni alcune scelte del governo
sono sempre meno giustificabili. Stiamo assistendo in questi ultimi mesi ad una, diciamo, operazione di acquisto dell'ENI, delle scelte ambientali del nostro, diciamo, della nostra nazione. Cioè si sta diciamo, chiedendo di far diventare il riciclo chimico come se fosse il riciclo meccanico la stessa cosa, che è una follia, cioè è una follia. Allora io la domanda che faccio è: voi ritenete che qualunque scelta verrà fatta sulla base di qualunque criterio, ci sarà una pax sociale in grado di accettare la scelta, oppure ciascuno di noi deve fare un percorso di crescita, di, come dire, consapevolezza per diciamo, accettare queste decisioni in maniera, come dire, fidelistica o fidelizzata? E la seconda domanda banale la faccio casomai al dottor Minutolo, che più di noi ha una visione nazionale. Ma il fatto che per la prima volta dal 74, non so da quando è stato costituito, non c'è più un ministro dell'ambiente, a lei la lascia sereno? È difficile giudicare, sono abituato a giudicare in base ai fatti, quindi vedremo quello che si farà fare, perché non è avere un nome su una poltrona che ti fa da garanzia della qualità del lavoro che si porta avanti. Abbiamo visto ministri completamente incapaci e ministri molto in gamba, quindi che se dietro un nome c'è una persona in gamba, per me va bene tutto, ma lo dimostreranno i fatti. Sull'ultima domanda. E sul discorso della pax sociale dovremmo fare tutti uno sforzo, tutti, amministratori, tecnici, cittadini, perché l'ho detto prima, il problema non sarà del territorio individuato, il problema è della collettività italiana. Questo è il messaggio che deve passare, cioè un problema collettivo, è un problema che dobbiamo risolvere collettivamente. Risolto quando ci sarà la percezione che il problema è collettivo, perché tutti vogliamo le cure migliori, con le attrezzature migliori, sapendo che comunque, no, al di là dell'eredità del passato, avremo una tecnologia, un avanzamento anche nel campo medico sempre più stringente. Dovremo fare i conti con questa, cioè a tutti ci piace questo tipo di progresso, e dovranno essere bravi gli amministratori, cosa che non hanno fatto fino adesso, a far diventare il problema non un problema del territorio che verrà trovato secondo criteri oggettivi e scientificamente e tecnicamente validi. Nessuno prenderà, non sono perché venga accettato una decisione dall'alto tout court, perché va fatto secondo criteri oggettivamente validi, fossero anche quelli che le portano dietro casa mia. Bene, grazie dottor Tarantini. Ma io dico ad Andrea quello che ho detto, ribadisco ad Andrea quello che ho detto poco fa. Serve un ciclo integrato delle responsabilità molto spesso per chiudere i problemi. E questo non c'è. Adesso, al di là delle osservazioni tecniche, giuridiche, degli aspetti geomorfologici, io penso che non ci sarà mai nessuno che accetterà un deposito vicino a casa sua, perché, diciamo, siamo in una regione, tra l'altro, che molto spesso fa battaglie contro i centri comunali di raccolta differenziata, contro gli impianti di riciclaggio, contro gli impianti di compostaggio. Siamo ancora fra le regioni che esportano, diciamo, i rifiuti organici, 33.000 tonnellate, in altre regioni, dati ISPRA dell'Italia centro-settentrionale. Quindi, diciamo, ognuno si deve prendere le sue responsabilità, e questo serve per chiudere il ciclo. Adesso vado oltre la questione dei rifiuti radioattivi, faccio un ragionamento
di più ampio respiro. Questo vale, diciamo, vale sia per i rifiuti urbani, perché ricordiamo che nella nostra regione dal 95, nel 1995 è stato dichiarato il primo stato di emergenza sulla questione dei rifiuti. Sono passati quanti? 25 anni e ancora si parla di una regione che non riesce a chiudere il ciclo dei rifiuti. E la stessa cosa, diciamo, vale anche molto spesso per la depurazione, perché non si accettano molto spesso i recapiti finali dei depuratori. Quindi, diciamo, io penso che ci saranno delle, molto spesso ci sono delle barricate, a prescindere da quelle che possono essere le osservazioni tecnico-giuridiche, diciamo, fondate, diciamo, o meno fondate. Nel caso dei rifiuti radioattivi, diciamo, noi abbiamo detto un no motivato, e poi staremo a vedere, voglio dire, quali sono le scelte che si faranno. Posso fare solamente una richiesta senza domanda, presidente Tarantini? È una battuta, consentimi questa battuta. Ho sentito troppo spesso il nome professori universitari. La Regione Puglia si è affidata ai professori universitari per fare tante cose in materia ambientale, non gli è andata benissimo. E i professori condivido, universitari... la xylella è un risultato di questo, condivido quello che stai dicendo. Secondo me anche tu questo è come dire molti professori universitari li trovo sulle carte intestate degli imprenditori monnezzari, poi molto spesso non sono collegati alla realtà, Andrea, appunto. Quindi, diciamo, siccome so quanto tu sei attento al territorio e quanto sei bravo a fare squadra, preferisco più un documento firmato da 10 pastori che uno firmato da un professore universitario. Mi sembra più efficace. Concordo. Scusate la battuta. Ma infatti, guarda Andrea, ma io l'ho detto pubblicamente, non ho problemi, diciamo, ripeterlo. C'è stata, come sono state, diciamo, individuate, rilevate le aree, c'è stata una corsa al microfono, si sono fatti tanti tavoli tematici con tanti dipartimenti, ma alla fine in 2 o 3 abbiamo sostanzialmente presentato le osservazioni, ma diciamo era una scommessa che poi alla fine abbiamo vinto, perché secondo me si finisce come il risultato della xylella, non lo sai, 53 docenti universitari, alla fine, diciamo, la xylella è arrivata in provincia di Bari. Non aggiungo altro. Io scusami un attimo, Marco. Se no ti stavo cedendo la parola. No, io se posso dire, non c'è crimine peggiore se non quello fatto per una buona causa. E quando si è trattato di grottelline, era la buona causa, perché doveva essere al servizio di un territorio come quello del bacino Bari 4. Poi abbiamo scoperto che invece che i professionisti delle carte a posto avevano falsificato gli atti, e abbiamo dovuto io lavorare per 15 anni per smontare questo principio della necessità e sulla base della necessità dell'accettazione. E purtroppo, da quello che si vede dalle schede ISPRA, così come Tarantini ha fatto le sue osservazioni da presidente del parco, e così come lo hanno fatto e lo stanno facendo le associazioni di ambientaliste che si sono immediatamente attivate, le carte non stanno a posto. E allora è anche vero però che c'è notizia di qualcuno che è fuori dai 67 siti indicati, che ambisce ad avere il deposito. È anche vero che non è detto che tutti i rifiuti debbano fare il giro dell'Italia, quando poi la concentrazione della presenza dei rifiuti radioattivi è già al nord, e siamo noi costretti a essere nuclearizzati perché lo hanno stabilito con le pseudo carte a posto. Allora io voglio capire, voglio leggere, voglio individuare quelle che sono gli effettivi benefici, se ce ne sono, o soprattutto se ci sono problemi per le future generazioni. Parliamo di 500 anni, non abbiamo nessun diritto di ipotecare il futuro di diverse generazioni, e capire se
in nome della buona causa, qualcuno vuol continuare, come è successo per Cortelline, a provare a prenderci per fessi. Io non c'ero allora, non ho accettato allora, non lo accetterò adesso, perché io adesso voglio ancor più capire il perché si arriva a questa manfrina dei 67 siti per discutere dopo sulla idoneità o meno se farlo e poi fare l'atto d'imperio per stabilire dove. Bene, grazie Cosimo. Mi comunicano che non ci sono altri interventi, sono trascorse 2 ore e 3 minuti dall'inizio di questa conferenza che a quanto pare è stata interessante, ma non avevo assolutamente dubbi vista l'autorevolezza dei relatori. Per gli addetti ai lavori, la campana che torna visibile a tutti sta a significare che l'incontro volge al termine, non prima di aver rinnovato sentimenti di gratitudine in primis ai nostri 3 relatori, quindi ad Andrea Minutolo, a Francesco Tarantini, a Cosimo Forino e Rotary Club che quest'anno rappresento, vi è davvero grati per quanto abbiate detto e per quanta chiarezza abbiate fatto, ripeto, posizioni distinte ma non oggettivamente distanti tra di loro, le motivazioni sono differenti, ma voglio dire fondamentalmente l'obiettivo resta sempre uno, resta sempre quello della condivisione e soprattutto quello della divulgazione, è quello che il Rotary Club di Canosa ha tentato di fare, speriamo di esserci riusciti. Ho visto la presenza di molti amici anche dei club Rotary vicini, non solo quelli del raggruppamento, di questo sono felice, ma anche di altre associazioni presenti sul territorio. Il suono della campana, sì è vero, segna la fine della conferenza, ma è chiaro che la stanza non si chiuderà immediatamente, avremo tempo e modo anche di porgerci i saluti di buona serata. A voi ancora grazie.